Ben ritrovati con la rassegna stampa e studio con voi Rosaria Moreno. Ilva, il governo attacca Mittal, dice inaccettabile il piano, lo ribalteremo. I sindacati dicono il tempo è scaduto, risposte rapide e stop ai ricatti. Incontro dei ministri Patuanelli, Gualtieri e Catalfo con Fiom, Wilm e Fim per fare il punto sul piano riservato della multinazionale che prevede 5.000 esuberi. C'è un contratto, se hanno cambiato idea ne trarremo le conseguenze, hanno detto. Delusione dei sindacati, dicono nessuna risposta. Re David dice situazione esplosiva, qual è il progetto? E Palombella dice lavoratori disperati, via Mittal mettere 1,5 miliardi. Nuovo tavolo tra una settimana alla presenza dell'azienda. Napoli, operazione anticamorra, 59 misure cautelari, arrestati anche i fratelli del senatore di Forza Italia Luigi Cesaro, per cui c'è richiesta d'arresto. Agli indagati contestati a vario titolo i reati di associazione mafiosa, concorso esterno, corruzione elettorale, estorsione e turbata libertà degli incanti. Le indagini della DDA hanno permesso di ricostruire i rapporti tra la famiglia del parlamentare e tre clan che hanno influito sulle elezioni comunali del comune di Sant'Antimo, comprando voti e minacciando consiglieri. Tra i destinatari delle misure anche due carabinieri. Intesa UBI, antitrust dice allo Stato fusione non autorizzabile, rafforza posizione dominante, cessioni a Biper non risolvono le criticità. L'autorità ha comunicato la risultanza istruttoria dalle parti, nel documento si legge che la concentrazione è in grado di ridurre in maniera sostanziale e durevole la concorrenza su una serie di mercati. Inoltre la GCM ritiene che la cessione di un ramo d'azienda a Biper non possa essere presa in considerazione quale intervento volto a risolvere le criticità concorrenziali, perché non è chiaro il perimetro della vendita. La decisione definitiva è attesa per la seconda metà di luglio. Le argomentazioni di UBI sono c'è la volontà di eliminare un operatore temibile. Unione Europea, il portoghese Centeno si dimette da ministro e non si ricandida per l'Eurogruppo. Il nuovo presidente sarà eletto il 9 luglio. Tra i papabili per guidare l'organo che riunisce i ministri delle finanze dell'Eurozona ci sono Nadia Calvino, ministra dell'economia spagnola, che ha incassato il sostegno della Germania, l'irlandese Pascal Donohoe e il lussemburghese Pierre Gramegna. Armi all'Egitto, i genitori di Giulio Regeni dicono serviranno per continuare a violare i diritti umani, ci sentiamo traditi e offesi. Dopo l'accordo commerciale sulle due navi militari sbloccato domenica da una telefonata tra il premier Giuseppe Conte e il presidente egiziano Al-Sisi, i genitori del ricercatore fanno sentire la propria voce. Questo governo ci ha traditi, non ci presteremo mai più a nessuna presa in giro da parte degli esponenti di questo esecutivo. Pisapia dice sdegno della famiglia è comprensibile e italiani stanchi delle innumerevoli promesse non rispettate dalle autorità egiziane. Notizie da Napoli e dalla Campania. Frattamaggiore, infermiera del pronto soccorso morsa da un paziente. Nella notte tra domenica e lunedì nel pronto soccorso dell'ospedale di Frattamaggiore un'infermiera è stata morsa ad un braccio da un paziente. L'episodio non ha determinato gravi conseguenze dato che la sanitaria indossava le protezioni indispensabili per la prevenzione del Covid che hanno impedito il verificarsi di ferite da lacerazione. Come da protocolli aziendali, l'episodio è stato denunciato alle autorità giudiziarie e segnalato al servizio di prevenzione e protezione aziendale. I medici, gli infermieri e gli OS chiamati eroi per settimane per il lavoro svolto nel momento della pandemia sono ancora una volta vittime di aggressione, lo dichiara Antonio D'Amore, direttore generale dell'ASL Napoli 2 Nord. Napoli apre il museo di San Gennaro, ma resta il problema dei clochard. Giaciglie e letti di fortuna di senza tetto ne ostacolano l'accesso, ma sabato a Napoli riaprirà comunque dopo mesi di lockdown, appunto il tesoro di San Gennaro. È la decisione presa dalla direzione museo adiacente il Duomo, meta di migliaia di turisti che ospita i gioielli più preziosi al mondo, tra i quali la famosa mitra, il cui valore sarebbe superiore anche alla corona della regina d'Inghilterra. Il museo deve riaprire, spiega il direttore Paolo Iorio.
mi dispiace solo che non si sono trovate soluzioni per le numerose persone assiepate sotto il colonnato, nonostante le numerose segnalazioni fatte da me e dal responsabile legale della Deputazione Cappella del Tesoro di San Gennaro, Riccardo Imperiali di Francavilla. Notizie da Treviso e dal Veneto. Nuovo Hotel Carletto a Treviso, si parte. Trattativa in corso per l'antenna Iliad. Avviata la riqualificazione dell'ex hotel abbandonato da anni. È pronto a febbraio, dicono. Per il comune può essere il tassello strategico per risolvere la protesta di Selvana. Treviso, 19enne, si toglie la vita in casa alla vigilia della maturità. Il dramma è stato scoperto dai genitori e a nulla ha servito l'intervento dei soccorritori del SUEM. Familiari e amici dello studente, increduli, dicono, non riusciamo a capire perché. Prosecco, dimezzato da Gaiarine ad Asolo, danni per milioni, perdite dal 20 al 50% nei vigneti con punte dal 90 a Godega. La CIA ha scritto che la grandinata ha compromesso anche la vendemmia del 2021, perso anche il raccolto del mais. Ufficio postale di San Liberale, Poste Italiane, dice riaprirà. Forti disagi per i residenti e commercianti del quartiere trevigiano che temevano, in base ad alcune voci che stanno circolando, la chiusura definitiva. Una nota dell'azienda riporta che l'ufficio postale riaprirà. Tenta di far esplodere l'appartamento con il gas, salvato da polizie e vigili del fuoco. Tragedia sfiorata lo scorso 1° giugno in via Albona a Treviso. L'intervento delle volanti della polizia e dei vigili del fuoco ha permesso di salvare la vita ad un trevigiano affetto da gravi problemi psichici. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Fase 3, nuove aperture in Friuli Venezia Giulia dal 15 giugno. La prossima ordinanza regionale, annuncia Federica, recepirà le linee guida ridefinite della conferenza delle regioni. La prossima ordinanza regionale appunto recepirà le linee guida concordate nella conferenza delle regioni per procedere a nuove riaperture di attività economiche e produttive a partire dal 15 giugno. Le regioni sono infatti pronte a dare regole certe alla ripartenza di attività, quale piscine, spettacolo dal vivo e concerti musicali. Lo ha annunciato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federiga, al termine della riunione odierna della conferenza delle regioni, che ha concordato l'aggiornamento delle schede alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive. Maltempo, i pompieri mettono in sicurezza un serbatoio di GPL, intervento del pomeriggio a San Pietro a Natisone, dove il residuo di combustibile è stato incendiato. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute a Tarpezzo di San Pietro a Natisone per la bonifica di un serbatoio fuori terra contenente GPL. Collocato su un pendio a seguito dell'ondata di maltempo di questi giorni, poteva infatti rappresentare un potenziale pericolo di instabilità. Esce di strada, incastrata nell'auto, chiede aiuto con il clacson, incidente stradale nella tarda mattinata a Giais di Aviano, lungo la strada pedemontana. Ferita una donna alla guida di una Toyota Yaris, incidente appunto in tarda mattinata a Giais sulla strada provinciale 29. Fregate all'Egitto l'indignazione della famiglia Regeni. Claudio e Paolo hanno espresso tutta la loro delusione per l'uso strumentale di Giulio. Il governo ci ha traditi, hanno detto. Non si placano le polemiche dopo il via libera alla vendita di due fregate FREM della Fincantieri all'Egitto, operazione sbloccata grazie alla telefonata tra il Premier Conte e il Presidente Al-Sisi. Accanto alla contrarietà della Marina Militare Italiana, a cui erano destinate le navi, non si è fatta attendere la reazione dei genitori di Giulio Regeni, indignati per un accordo che testimonia un riavvicinamento tra Roma e il Cairo. Sigillo della città all'ospedale di Pordenone. Il sindaco Ciriani ha deciso di attribuire il riconoscimento per il corale impegno nell'emergenza coronavirus. Il sindaco Alessandro Ciriani ha deciso di conferire il sigillo della città all'ospedale di Pordenone, individuato come simbolo della solidarietà e dell'impegno di quanti hanno combattuto in prima linea nel periodo buio dell'emergenza coronavirus. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.